Allora, oggi parleremo del problema del contatto e usura. Cominciamo oggi la lezione, poi la termineremo la prossima volta. I riferimenti bibliografici da cui ho preso alcune delle figure che vedrete e le forme che vedrete sono, come vi dico, fondamentalmente i due testi che ho suggerito all'inizio e che trovate in biblioteca. Il problema è questo. In realtà c'è tutta una scienza, se volete, su questo, quella della tribologia, che si occupa proprio dello studio del fenomeno dei contatti tra solidi in movimento tra loro. Esistono anche riviste scientifiche internazionali di livello su questo problema. Non è un problema semplice, come vedremo, ed è uno dei massimi problemi di rottura di componenti. In sostanza, voi sapete benissimo, perché l'avete visto in altri corsi, quando ci sono due corpi a contatto in movimento tra di loro, questi corpi, in relazione alle forze di contatto, alle forze di pressione, ai eventuali lubrificanti interposti tra di essi, hanno dei comportamenti particolari. Questo contatto continuo, voi avete visto probabilmente sulla ruota dentata, per esempio, questi contatti continui possono portare a una serie di danneggiamenti superficiali di questi corpi a contatto che rendono il componente non più utilizzabile. Per cui nelle lezioni di oggi e del giovedì prossimo andremo proprio ad analizzare le problematiche relative ai contatti tra i corpi. L'attrito lo avete visto. L'attrito può essere utile o meno. È utile quando agevola il movimento. Provate a camminare sul ghiaccio, avrete più difficoltà che camminare su strada normale. Quindi l'attrito può essere positivo quando consente il funzionamento di dispositivi meccanici, può essere deleterio quando invece costituisce fonte di perdite, sia per temperatura, per esempio, che per minori velocità di rotazione. Per cui, e questo lo abbiamo in parte visto quando abbiamo trattato i coscienti distintamente, avete visto la cavitazione forse? Cosa? La fluidodinamica? Un altro dei problemi, per esempio, nel contatto tra fluido e corpo rigido è costituito dai fenomeni, anche quello è un fenomeno di usura superficiale. Ovviamente l'usura, tenete presente, è una delle principali cause che rende inservibili i componenti meccanici, ma non solo i componenti meccanici, tutto quello che noi utilizziamo. L'eventuale presenza o meno di lubrificazione cambia notevolmente gli effetti che l'usura ha sul contatto tra i componenti. Qui c'è l'esempio riportato dei cuscinetti a strisciamento. Un conto è il cuscinetto a strisciamento su superfici non lubrificate, un conto è lo strisciamento su superfici perfettamente lubrificate. Chiaramente l'attrito che si verifica è minore nella superficie lubrificata, gli effetti di surriscaldamento sono più piccoli, le perdite di funzionalità sono inferiori. Per cui la lubrificazione, così come tutta una serie di problemi, diciamo, ambientali. Immaginate per esempio il contatto del freno a disco tra disco e pastiglia del freno. È chiaro che un conto è se io faccio la prova in laboratorio in cui l'ambiente è controllato, non ci sono polveri, non c'è umidità. Un conto è l'applicazione reale poi del freno in ambienti, per esempio in caso di pioggia violenta, l'effetto del contatto è diverso, ovviamente, perché diverso è la condizione di contatto che si deve avere. Ovviamente questi fenomeni superficiali che uno può andare a riscontrare nello studio della modificazione meccanica possono
interessare sia la parte di aspetti funzionali, i cinematismi per intenderci, sia gli aspetti costruttivi. Ad esempio, voi quando avete disegnato le ruote d'entrata e la carica delle macchine, siete andati a cercare qual era il punto migliore per il trasferimento di moto, cioè il punto di contatto più efficace per trasferire in maniera corretta la coppia torcente, senza che si verificassero interferenze. Questo l'avete visto sicuramente. Quindi, come vedete, quello è l'aspetto funzionale del contatto tra coppie. L'aspetto di progettazione è che è quello che noi vedremo quando faremo, per esempio, la resistenza a flessione del dente della ruota dentata, è l'effetto che il contatto può provocare sul componente. Per cui abbiamo sia l'effetto, diciamo, funzionale che quello strettamente costruttivo. L'usura mi modifica sia gli aspetti funzionali sia gli aspetti costruttivi, per cui diventa importante scegliere il materiale di costruzione, la forma degli accoppiamenti, scegliere i trattamenti superficiali che io devo effettuare sui solidi a contatto. Che si fa sulle ruote dentate? Dopo lavorate? E perché le va a fare la cementazione? Per la durezza superficiale. E a che serve la durezza superficiale? A diminuire l'usura dei corpi a contatto. Quindi, come vedete, il problema di contatto, di usura e di fatica superficiale sono dei problemi fondamentali nei sistemi di trasmissione della ruota. Quando si rompe un cambio, si rompe generalmente per usura. Gli approcci che possono essere, diciamo, che trovate storicamente in letteratura sono di vari tipi. Un approccio di tipo geometrico, cioè vado a vedere le geometrie del contatto, quali sono le aree di contatto e su quelle identifico le caratteristiche del contatto stesso. Oppure di tipo fisico-chimico, che vuol dire la tipologia di materiale, se c'è per esempio ambiente corrosivo oppure no, la rugosità superficiale è un aspetto fisico che è importante, oppure l'aspetto cinematico, le interferenze nei movimenti, che è quello che avete visto voi sulle ruote dentate. Se io vado a vedere dal punto di vista geometrico il contatto, i contatti sono ideali. Quando io ho parlato dei cuscinetti, per me il contatto della sfera del cuscinetto sulla pista, se il contatto è ideale e le superfici sono effettivamente rigide entrambe, la sfera dovrebbe poggiare su un punto. Così non è, perché già il corpo di per sé è deformabile, non perfettamente rigido. Quindi nella realtà è una piccola area il contatto tra la sfera e la pista del cuscinetto. Ma poi i corpi sono rugosi. Quindi nella realtà, mentre i contatti ideali, io li posso avere contatti tra superfici, due piani che si appoggiano, contatti lineari, un cilindro che poggia su una superficie, contatto puntiforme, due sfere a contatto. Teoricamente due sfere a contatto, se i materiali sono rigidi, perfettamente lisci, dovrebbero avere un contatto puntiforme su un punto. Ripeto, nella realtà non è così. Per cui nella realtà la presenza di giochi, irregolarità delle forme dei corpi e deformabilità delle superfici fanno sì che il contatto non sia perfettamente rigido. Per cui lì dove sto dicendo che ho un contatto tra cilindro e cilindro e per me è rappresentato da una linea, nella realtà dei fatti poi non sarà così, ma sarà una serie di punti che sono inferiori alla linea immaginaria prima. In particolare, se io penso a due superfici premute una sull'altra con una forza F di pressione, l'area di contatto ideale è una superficie.
L'area di contatto reale sono soltanto alcune piccole aree di questa superficie deformate. Questo per effetto della rugosità o delle ondulazioni superficiali. Per quanto io possa lavorare la piastra linearmente, non riesco mai a ottenere perfetta linearità su tutta la piastra. Ottengo sempre qualche ondulazione o qualche rugosità, anche dall'ordine di micro, non c'è bisogno di rugosità particolarmente importanti. Per cui il numero delle areole di contatto, dei punti di contatto tra due superfici dipenderà fondamentalmente ovviamente dalla pressione applicata, più premo più riesco a praticare contatto, ma anche e soprattutto dalla rugosità delle superfici di cui io la volta del conto. Nel caso di superfici realmente, qui ho esagerato, l'immagine che vedete qui è esagerata, ma per darvi un'idea di quello che succede a livello microscopico. Il fatto che sia rugoso fa sì che le due superfici non vadano a contatto perfettamente come potrebbe essere nell'area ideale, nell'area apparente di contatto, ma va a contattarsi soltanto su delle piccole areole. E io chiaramente, se devo andare a fare dei finanziamenti, di questo devo tenere conto. Addirittura l'area di contatto può essere anche un millesimo di quella geometrica. Quindi questo è uno dei fattori di cui bisogna tener conto quando si vanno ad analizzare problemi di contatto e di usura. Vediamo la teoria di Hertz, che avete già affrontato a meccanica delle macchine, la riassumiamo qui. Le ipotesi di base della teoria di Hertz le trovate, sono quelle che sono scritte qua. Innanzitutto ipotizzo di avere a che fare con solidi omogenei isotropi. Le deformazioni elastiche sono elastiche, sono contenute nel campo di elasticità lineare, per cui per esempio nei contatti sfera, pista del cuscinetto, l'ipotesi che faccio è che il contatto, la deformazione che io verifico sul corpo, sia comunque nel campo lineare elastico dei materiali. Altra ipotesi della teoria di Hertz è che la dimensione delle aree di contatto sono piccole rispetto al raggio di curvatura dei componenti a contatto. Ma se io questi raggi di curvatura li confronto con le dimensioni dell'area di contatto, questi sono grandi. Che vuol dire? Che il raggio di che è la stessa cosa di prima, ovviamente detto in alto, ma potevo pure risparmiare qualcosa. Tra i due corpi al momento si esclude la presenza di attrito radente, cioè di strisciamento. Pensiamo al caso di turorotolamento, voi quando avete fatto l'auto dentate avete sempre immaginato che il contatto fosse un contatto di puro rotolamento, in realtà lo strisciamento c'è, perché quello vi semplifica i calcoli in realtà. Le superfici a contatto sono continue e li possiamo scrivere come dei polinomi, avete scritto l'equazione della sfera, l'equazione, quindi vi conoscete già questa equazione, vero? La teoria di Hertz viene espressa in questo modo: si suppone che l'area di contatto sia un'emissione, quindi quella è l'equazione di un'emissione nello spazio, eh? L'avete scritta in quel modo, sì. Ovviamente è pensata su un centro di problema. Adesso io non vado ad analizzare la complessità della teoria, perché non mi interessa fare la teoria di Hertz in questa sede, mi interessa soltanto trovare quali sono le formulette più comuni che vengono utilizzate nella teoria di Hertz. La teoria di Hertz, la cosa importante della teoria di Hertz è che va a definire quali sono le pressioni sull'area di contatto. La pressione sull'area di contatto viene scritta in questo modo. Questa è sempre l'equazione di Hertz, per esempio. Cioè la pressione di contatto è uguale a un valore massimo per la radice dell'equazione dell'area di contatto. Se voi prendete z come normale
alla direzione di contatto delle superfici. Sul piano XY avete l'area di contatto delle superfici, quindi questa è funzione dell'area di contatto e quest'area di contatto è pensata come un'ellisse. Va bene? In realtà non è così, è stato pure visto sperimentale. La pressione massima è pari a 3 volte il carico P che preme le due superfici diviso 2π greco AB, dove questi sono il semiasse minore e maggiore dell'ellisse, maggiore e minore dell'ellisse, scusate, è quello maggiore e quello minore. Quindi la teoria di Hertz, fondamentalmente, che voi conoscete, porta alla conclusione di stabilire questa pressione, questa distribuzione di pressione in funzione. Se voi pensate due sfere a contatto, una sfera su un piano a contatto, mettete l'origine degli assi sul punto di contatto ideale, la z in direzione normale, quindi la z parallela a p, grande, forza di contatto, gli assi xy sul piano di contatto, questa è la distribuzione della pressione in funzione di x e y. Ovviamente io la pressione massima ce l'ho sul punto ideale di contatto ed è rappresentato da questo tipo di equazione. Poi vedremo come ci sono alcuni casi particolari che sono quelli più comuni che si utilizzano, perché sono quelli che poi è andato a utilizzare nelle applicazioni pratiche, che sono per esempio il contatto sfera su sfera e cilindro su cilindro. Vedete, l'equazione resta sempre la stessa, in cui però, siccome vi cambia l'area di contatto, sfera su sfera non è un'ellisse, è una circonferenza, quindi non avete AB, avete A quadrato. Va bene, avete il raggio al quadrato. Sul cilindro invece avete quella che è la superficie cilindrica, quindi è la dimensione B del cilindro per la lunghezza L di contatto del cilindro che state considerando. Per cui quello che cambia nelle varie applicazioni della teoria di Hertz è l'area di contatto che state considerando. Se vi cambia l'area di contatto, vi cambia l'espressione della pressione. Queste le trovate tabellate da qualunque libro di testo. Per cui quando vi trovate ad analizzare problematiche di contatto, generalmente i casi particolari sono sfera su superficie, cilindro su superficie, sfera su sfera o cilindro su cilindro. Questi sono i casi elementari che si incontrano. La cosa interessante da verificare è questa. Nel contatto sfera su sfera, se vi andate a vedere, qui ci sono le sigma, le tre componenti sigma. Ricordate, xy è il piano di contatto, z è la direzione normale al piano di contatto. Sigma x e sigma y sono uguali, questa è sfera su sfera. Quindi le due direzioni danno lo stesso sigma. La sigma z, che è quella normale, è massima nel punto di contatto e man mano che io mi sposto dal punto di contatto, vedete, entro dentro la superficie, la z diminuisce. La cosa importante da ricordarsi è questa, la tau massima. La tau massima non è massima sulla superficie esterna, sul punto di contatto, ma leggermente 0,5 per A, cioè leggermente dentro, sotto il punto di contatto. Avete, là sotto si vede? Avete qui la distanza dalla superficie di contatto e qui il rapporto tra tensione e pressione massima. Nel caso di cilindro su cilindro le cose sono più o meno simili, la tau massima è leggermente spostata, non è più 0,5 ma è un po' di più, diciamo 0,75 la distanza dalla superficie di contatto. Questa volta però cilindro su cilindro c'è la caratteristica che la sigma x e la sigma y non sono chiaramente uguali, che è cambiata l'area di contatto.
dal punto di vista pratico, quello che voi dovete tenere presente, ed è questo che si verifica sulle nuove dentate o sulla sfera del cuscinetto o sugli altri organi in movimento, è questo andamento tipico, è quello che poi genera la fatica superficiale, quella che si chiama fatica superficiale. E cioè, immaginate il senso di rotazione, questo gira in questo verso orario, questo sta girando in verso antiorario, hanno un punto di contatto. Per come per i grafici che avete visto prima, si vanno a sviluppare una serie di forze relative a, vedete, forze di attrito, quelle lettere che avete lì davanti, sempre il coefficiente di attrito, e dipendenti ovviamente sempre dalla forza P, cioè dalla pressione P piccola, se volete, che io applico sul contatto. Con P0 viene indicata la pressione di contatto. Se ci fate caso, la sigma, guardate la sigma y, guardate la linea della formula, guardate che succede. Questo parte da un valore, che è negativo, due volte la pressione per il coefficiente di attrito, e diventa due volte la pressione per il coefficiente di attrito. Significa che parte da un valore minimo, arriva a zero e arriva a un valore massimo. Questo è un ciclo alternosimmetrico. Vediamo la tau. La tau parte da un valore nullo, arriva al massimo, torna al valore nullo, è un ciclo pulsante dall'origine. Quindi questi fenomeni sono questi che generano la fatica superficiale e l'usura del componente. Il fatto che il componente, ovviamente non basta questo, devo poi considerare la durezza delle superfici, la lubrificazione, tutti i parametri che vi ho detto prima. Ma l'effetto fondamentale è questo, cioè il fatto che nel contatto si generano delle tensioni sulla superficie o poco sotto la superficie, che sono tensioni di fatica a tutti gli effetti. Chiaro? Questo è il fenomeno, al di là poi della formulazione che io vado a utilizzare. E vi faccio vedere un attimo che succede. Fondamentalmente le rotture per fatica superficiale sono di due tipologie. Questo, si fanno proprio dei buchi, la vaiolatura. Avete visto il pitting col diacoviello? Sì. Avete visto sia il pitting che lo spalling? Lo spalling sono come delle foglie che si staccano. Sicuramente Francesco me l'ha fatto vedere, so quelli fatti. Questi sono gli effetti di fatica superficiale. È chiaro che se avete una, per esempio un cambio di velocità, un vettore di velocità fatto da ruote dentate a cui si cominciano a fare questi buchi, il cambio comincia a diventare rumoroso, comincia a vibrare, fino a che poi non va più in presa, quindi non gira più. Lo so perché prima, seconda e terza ruota dentata nella mia macchina si sono rovinate, ho buttato il cambio. Questo invece è l'effetto di spalling sulle piste del cuscinetto, e sono legate proprio a fenomeni di fatica superficiale. Vi tengo altri due minuti, poi vi lascio liberi. Altra cosa che dobbiamo analizzare, che vedremo in dettaglio, ovviamente queste cose le riprendiamo giovedì e le rivediamo meglio, ve li sto introducendo così eventualmente chi di voi ha voglia può andare a cominciare a cercarsi le informazioni sui cicli. Altro problema è il discorso di usura vera e propria, cioè il fatto che le cose si consumano. Quando andate a vedere il perché si rompono pezzi meccanici, si rompono le macchine, quando è che andate da un meccanico? Solitamente cuscinetti, cinghie di trasmissione, poi qualche volta la marmitta, i freni, e i freni che si consumano? E perché si consumano? Per l'usura. I cuscinetti perché si rompono? Per l'usura. Gli ammortizzatori?
la maggior parte dei vostri pezzi, se non fate incidenti, dov'è quello con l'appunto? Sarei sempre lì. Ok, se non fate incidenti, la maggior parte dei problemi sulle vostre corde nasce per rottura. Ecco perché diventa fondamentale, c'è, ripeto, c'è proprio la scienza che si occupa di queste cose. Gli effetti dell'usura, come vedete, sono importanti. Aumentano i giochi, aumenta la numerosità, aumentano i fenomeni di urto, aumentano vibrazioni e sollecitazioni per fatica, le tensioni non si distribuiscono più uniformemente. Questo porta a utilizzare lo strumento che avete costruito per un certo periodo di tempo. Immaginate un generatore che funziona, che deve funzionare 24 ore su 24 per avere i ritorni dell'investimento. Se voi lo tenete fermo, non avete più questo ritorno, quindi sta andando in perdita il progetto che avete fatto. Di queste ne vedremo grosso modo questi tre tipi, vedremo la prossima volta questi tre tipi di usura, l'usura adesiva, abrasiva e il fretting. Qualcosa, qual è l'usura adesiva? Avete idea di che cosa sono questi? L'usura adesiva può portare a che cosa? Non è il paccio, non è, ha a che fare con l'usura adesiva del paccio, ma in realtà il fenomeno è quello, però in realtà l'usura adesiva è che io con l'adesione, quando aderisco alle superfici, quando poi continuo a muovere, nel distacco mi porto via un pezzo, si porta via il pezzo del pezzo di superficie dell'altro mondo. Il grippaggio è quando poi si incollano e basta, mi fermo lì. Chi ha truccato la Vespa queste cose le sa.